istigano a formulare una domanda. Spendo 5 secondi. La strategia di una visione a medio e lungo termine non dovrebbe dipendere da governi che non ne vengono, ma dallo Stato. E poi ha detto: molta parte della responsabilità della carenza di concetto di cultura della difesa dell'opinione pubblica è causata da direttori di giornali. Io sono direttore del giornale Cybernaua, libero naturalmente da influenze politiche, che da 17 anni opera a fianco della difesa. La seguiamo in patria, nelle manifestazioni, nei seminari, come vedete, in Afghanistan, in Somalia, e siamo molto vicini quindi al concetto della difesa che cerchiamo di diffondere tra i nostri lettori con un linguaggio semplice. Mentre invece sappiamo che i direttori dei giornali devono rispondere a delle esigenze dettate dai loro editori, i giornali mainstream ovviamente, editori che sono legati alle varie correnti politiche. Ecco la mia domanda. Quanto influisce la politica e sarà in grado di capire la necessaria urgenza dell'ammodernamento dell'esercito? Grazie. Tatan. Chi risponde? Un imbarazzo totale. Sarò brevissimo. No, intanto non ho detto che i direttori di giornali molto spesso non conoscono un'altra cosa, cioè è ancora precedente, cioè non c'è una cultura, non c'è in questo paese la cultura di cosa siano le forze armate, del ruolo delle forze armate, perché non so come mai. Io penso sia frutto del 68, cioè di un rifiuto di tutto quello che era divisa, che era militare in qualche modo, no? Come qualcosa di brutto, per cui abbiamo perso la visione delle forze armate come strumento necessario per un paese per esistere a livello internazionale. Non so di cosa sia frutto, non esiste un altro paese che abbia questo rapporto sia nei confronti della difesa della divisa. Parliamoci chiaramente, se non fosse stato per le missioni internazionali, militari in divisa mica uscivano tranquillamente in divisa. C'era quasi vergogna nello stesso mondo militare a mostrarsi in pubblico in divisa, fino a quando le missioni di pace non hanno ridato quella dignità che non si capisce perché, di cui siano stati privati. Per cui è una cosa degli ultimi anni, la salita di esercito, marina, aeronautica nella scala delle istituzioni riconosciute. No, prima c'erano solo i carabinieri per altri motivi, ma adesso invece, forse dopo le missioni di pace che hanno dato di cose profondamente diversa, c'è una nuova dignità. Manca il passaggio anche economico, no? Del valore di strategico nei rapporti internazionali e di politica, ma mancava nella Farnesina. Signore, io ho visto un'evoluzione nella Farnesina negli ultimi 15 anni, anche da parte della Farnesina, del rapporto con le forze armate e con la difesa. Prima la Farnesina non voleva avere rapporti con la difesa, adesso hanno capito anche loro il valore strategico per loro stessi e per la politica estera di un paese, della difesa e delle forze armate. Ma anche da loro, che sono una delle amministrazioni più avanzate, mancava una visione complessiva, per cui manca nell'intelligenza. Citavo i direttori dei giornali per fare un esempio, ma in quelli che fanno tendenza, in quelli che parlano in televisione, che comunque poi formano quello che pensa mia mamma o mia sorella o persone che sono al di fuori del nostro settore. Per cui se tu non parti da lì è difficile, cioè, è difficile per gli stessi parlamentari. Adesso qua ce ne sono alcuni, no? Ma sono 4 persone su 630. Ma se loro vanno e parlano dei concetti che abbiamo parlato oggi, lo dico per esperienza personale, agli altri 656 colleghi, l'80% li guardano con gli occhi e dicono: ma cosa faccia la difesa? Sono soldi sprecati, che è poi quello che passa nell'immaginario collettivo. Così come se noi chiedessimo, ed era l'esempio che dicevo prima, all'80% degli italiani: ma chi se ne frega della Libia? Cosa se ne frega del futuro dell'Africa? Noi invece che sappiamo quanto il nostro futuro dipende da quello, la colpa è non averlo spiegato, cioè non far capire che il ragionamento lo fai, deve essere profondo, non deve essere da domani mattina. Ed è un percorso culturale difficilissimo, ripeto, per cui ci vogliono decenni
penso che negli ultimi 20 anni le forze armate abbiano fatto, grazie alle missioni internazionali, e dico una cosa bruttissima, capitene il valore, e sulle spalle dei morti nelle missioni internazionali hanno ricostruito l'immagine di quello che sono nei cittadini, perché sono i cittadini sono resi conto che fare il soldato non era un modo per rubare uno stipendio, ma voleva dire essere disposto a sacrificare la propria vita per un paese. E quella, cioè, non è stato un ribaltamento culturale. Posso approfittare della presenza del microfono, sono in giro un po' della visita della difesa. Io ho una domanda per il generale Farina, volevo qualche dettaglio in più su questa proposta di legge, probabilmente in realtà forse non è neanche da fare completamente la domanda, nel senso chi la presenta tecnicamente, se c'è qualche informazione in più che ci può fornire. Guardi, in modo corretto, credo, io ho presentato questa